sono uno strumento di lavoro, visto che facciamo ingegneria e consulenza per le aziende, quindi è uno strumento di lavoro. Fatturato, numero di dipendenti, tipologia dell'azienda, collocazione sul territorio, se hanno delle autorizzazioni ambientali, visto che noi ci occupiamo di ambiente, quindi se devono ottemperare a una normativa ambientale o a delle autorizzazioni ambientali importanti. Molte delle aziende che seguiamo, tra l'altro, sono inserite in queste banche dati perché, come dire, fanno parte di una database, come dire, nazionale, dove ci sono le aziende che hanno impatti ambientali e quindi devono avere delle autorizzazioni per poter produrre. È importante che, come dire, questi dati ci comunichino, ci dicano quali sono le aziende che hanno necessità per il proprio iter produttivo di avere autorizzazioni ambientali.